Questo video non ha lo scopo di formare dei soccorritori, un ruolo che si acquisisce solo frequentando appositi corsi presso enti autorizzati, ma solo quello di illustrare le basi del soccorso per rendersi utile al personale medico dell'ambulanza e risolvere correttamente i quiz d'esame per la patente di guida, evitando gli errori. Soccorrere un ferito della strada è obbligatorio per legge, non solo per i medici e il personale sanitario, ma per chiunque, e non è quindi solo un dovere morale. Inoltre, soccorrere un ferito può significare in molti casi salvargli la vita. Il fine del primo soccorso è quello di cercare di mantenere in vita il ferito con semplici e immediati interventi e assisterlo come meglio possibile in attesa che arrivi il soccorso medico, ed evitando che il ferito subisca ulteriori danni anche dovuti a interventi sbagliati o dannosi praticati da altri. Se ci si imbatte in un incidente appena avvenuto, agire razionalmente senza farsi prendere dal panico, preoccuparsi anzitutto che l'incidente non assuma proporzioni più gravi e che non vengano aggravate le condizioni degli infortunati, considerare le proprie cognizioni e i propri limiti, senza prendere iniziative di specifica competenza medica. Fermati in sicurezza, arresta il motore, aziona sempre il freno a mano, togli la chiave d'avviamento. Accendi la segnalazione luminosa di pericolo. Metti in sicurezza la zona per evitare altri incidenti. Prendi Segnala la zona dell'incidente con il triangolo mobile di pericolo. Colloca il triangolo ad almeno 50 metri dall'ostacolo in posizione ben visibile. Accertati di quanti veicoli sono coinvolti. Arresta il motore di tutti i veicoli. Prendi Se necessario, metti un secondo triangolo dalla parte opposta della strada. Prendi Arresta il motore di tutti i veicoli coinvolti. Prendi Arresta il motore di tutti i veicoli coinvolti. Controlla la tua esatta posizione sulla strada. Prendi
Chiama i soccorsi 118 112 113, dai la tua posizione e il numero dei feriti. Ispeziona tutti i feriti e controlla lo stato di coscienza o incoscienza. Controlla se il ferito respira. Non estrarre le vittime dal veicolo se non è assolutamente necessario. Se un ferito della strada è in stato di incoscienza, non reagisce a nessuno stimolo sensoriale, non è in grado di muoversi, reggersi in piedi, camminare, non è in grado di rispondere a nessuna domanda. Se un ferito della strada è in stato di incoscienza, può essere mosso solo se si è certi che non abbia traumi alla colonna vertebrale. Bisogna verificare se respira ancora, mettendo una mano sulla parte laterale bassa del torace o sull'addome. Se fa fatica a respirare, bisogna liberare subito il naso e la bocca da eventuali ostruzioni. Bisogna controllare spesso le sue condizioni di salute fino all'arrivo dell'ambulanza. Controlla se il ferito respira. Presta soccorso ai feriti nei limiti del possibile e delle tue capacità. Evita qualsiasi intervento di cui non sei più che sicuro. Emorragia con corpo estraneo nella ferita. Proteggiti le mani prima di medicare.
Rimuovi i vestiti intorno alla ferita. Non estrarre il corpo estraneo dalla ferita per non aumentare l'emorragia. Nel caso, pulisci la ferita e poi applica un bendaggio non compressivo. Non estrarre le vittime dal veicolo se non è assolutamente necessario. Rimani sul posto fino all'arrivo dell'ambulanza. Emorragia esterna, il sistema circolatorio, circolo venoso e arterioso. Circolo arterioso rosso, centrifugo, sangue ossigenato di andata dai polmoni al cuore verso organi periferici. Circolo venoso blu, centripeto, di ritorno verso il cuore e polmoni per ossigenarsi. Ferita sanguinante, emorragia venosa e arteriosa. Emorragia arteriosa, fuoriesce sangue rosso vivo con getto pulsante più o meno forte secondo la grandezza del vaso sanguigno e della pressione. Emorragia venosa, fuoriesce sangue rosso scuro senza getto né pressione. Ferita sanguinante alle braccia o alle gambe. Emorragia arteriosa, comprimere l'arteria a monte della ferita contro un osso di grandi dimensioni. Emorragia venosa, comprimere la vena a valle della ferita contro un osso di grandi dimensioni. Qualunque sia il tipo di emorragia, si può comunque comprimere sulla ferita. Ferita sanguinante, pulizia e bendaggio. Non estrarre corpi estranei conficcati nella ferita, poiché fanno da tappo all'emorragia. Se sporca di terra, lavare la ferita quanto prima con acqua pulita. Infine, coprire la ferita con materiale sterile o quanto più possibile pulito ed effettuare una fasciatura compressiva, senza però affondare eventuali corpi estranei conficcati nella ferita. Laccio emostatico, rimedio estremo. Solo in casi estremi o nell'impossibilità di mantenere la compressione manuale va usato il laccio emostatico.